Lucio Pallardo, la spiga il ribelle ribelle. No, dai, non se fa schifo. Ma gliel'avevo promesso. Mo chi la sente? Chiuso testardo, c'ho la capoccia dura e per natura non abbasso mai lo sguardo. È un'esigenza perché c'ho una pazienza da leopardo. Io so testardo e non mi ferma niente, vado sempre avanti fino al mio traguardo, indifferente e non mi importa niente. Niente se ritardo, io so di legno e sembro muto e sordo, ma le tue parole sta tranquillo che me le ricordo e qualche volta me le segno. Io so di gocce, quello che dico faccio, io so uno che comunque vada, le promesse le mantiene, che poi nemmeno mi conviene molto, perché so un muro, eppure se t'ascolto fondamentalmente so sicuro che la tua vita è appesa a un filo e io c'ho le forbici. Però ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima degli mortacci tua. Alzi la mano chi ha avuto una volta nella vita una di quelle giornate in cui si rompono un sacco di cose e più tu provi a ripararle più quelle si stressano e si spaccano. Quando si rompe un elettrodomestico è un dramma, una delle cose peggiori. Primo, perché si rompe mentre lo stai usando e quindi hai bisogno che quello funzioni. Secondo, se ti si rompe adesso, nel lockdown, diventi improvvisamente un cavernicolo. E non è finita. A casa mia esiste una maledizione. Quando si rompe un elettrodomestico, di lì a poche ore so già che se ne romperanno altri. E così, quando mi si rompe la lavatrice, nel giro di poche ore si rompono anche lo scaldabagno, l'aspirapolvere, il microonde. Come se gli elettrodomestici fossero collegati tra loro. E qui gli studiosi di fisica quantistica applicata alla vita quotidiana sguazzano. Noi siamo collegati l'un l'altro, dicono, da un'energia unica. Quindi il rasoio elettrico è parte, come te, di un unico grande organismo. Guardi il rasoio elettrico, rantolare, poi morire. Ti guardi allo specchio con mezza barba ancora da fare. Insieme al rasoio muore anche una parte di te. Forse il frigorifero è più sensibile di me. Sente le vibrazioni di un pianeta alla deriva. Lo scaldabagno capisce meglio dei politici il climate change. L'aspirapolvere sa meglio dei medici quanto siano pericolose le polveri sottili che respiriamo. Il microonde capisce meglio di quelli della NASA le radiazioni elettromagnetiche che arrivano dallo spazio interplanetario. Guardo la lampadina IKEA che ho sulla scrivania. Si accende, si spegne, si accende, si spegne, intermittente. Se sapessi leggere i segnali Morse, chissà cosa scoprirei. La lampadina probabilmente mi sta avvisando, mi sta mettendo in guardia sul futuro, prima di spegnersi definitivamente, morire e lasciarmi al buio. Benvenuti a Cattività, ore 18:30 tutti i giorni su Radio Genius. Chi vi parla è Luigi Annibaldi e a distanza di sicurezza c'è Lucia Pappalardo. Bentornati anche dalla distanza di sicurezza della Cattività.
Ed è con noi un ospite straordinario di cui non possiamo rivelarvi l'identità. In collegamento dal suo covo, uno scassinatore professionista di Roma Est, il signor Puccio. Come molti suoi colleghi, Puccio subisce i contraccolpi in cui questa pandemia ci ha piegato. Puccio, come accennava le nostre redattrici, lei non riesce più a lavorare? Fate due conti, non riesco a lavorare, no. Come faccio a lavorare uno scassinatore chiuso dentro casa? Che mi scassino? Ma in cosa consiste nello specifico la sua professione, signor Puccio? Diciamo che si potrebbe riassumere nella frase vado a rubà. Io proprio vado a casa vostra e per rubo a casa, generalmente. Non proprio la vostra di voi due, la vostra delle altre persone. Ma lei perché ci ha contattato? Aveva voglia di sfogarsi? Non crede che la sua sia una professione ai margini, parassitaria, che andrebbe debellata come questo virus? Certo, come no? Allora debelliamo tutto. Allora questo è razzismo nei confronti di una certa professione. Adesso se lei ci ragiona un momento, qui nessuno sta parlando di noi, no? Io mi ho fatto pure la domanda per i soldi, però non mi sono arrivati. Però in linea di massima, se io non vado fuori a rubare, le forze dell'ordine, finito il coronavirus, che fanno? Continuano a fermare la gente senza mascherina? A che servono? Quindi, secondo lei, il suo è anche un onere sociale? Io onere non lo so bene che vuol dire, però sicuramente dal punto di vista sociale noi serviamo. Voglio dire, noi siamo gli ultimi dei ladri, ma qui dei ladri è pieno, chiaramente. Ma se non ci stanno più i ladri, che facciamo domani? Che facciamo? Le assicurazioni che fine fanno? Scusi, ma lei ha fatto, mi è sembrato di capire, però magari ho capito male, spero di aver capito male, lei ha fatto anche la richiesta all'INPS per i 600 euro, parla dei buoni spesa? Ho fatto sì, Alice, la richiesta all'INPS, pure quella dei buoni spesa, che faccio? Oh, io se non scassino non magno, Dove scusi, vado ma... a lavorare? Ma lei è una partita IVA? La partita IVA quella ho chiusa l'anno scorso perché praticamente mi hanno fregato col regime forfettario che Salvini ci aveva promesso a tutti che ce lo facevano, invece mi ha fregato, io sto sopra i 65.000 euro e quindi ho chiusa. Però che faccio? Come magno? Si è mai visto un ladro senza partita IVA tra l'altro? Ma scusi, non so se questa è una raffinata battuta, ma perché lei fattura i colpi? Ma fatturo sì, scusami tesoro, ma io quando ho rubato 50.000 euro dei gioielli e ho incassato i soldi, come ripulisco i soldi? Mo è un meccanismo un po' complicato da spiegarti, però è chiaro che ti aveva la partita IVA, no? Ma a chi fattura, scusi? Al derubato? Ma no, senti, io mo non è che te posso spiegare tutti i segreti del mestiere, però sappi che io ho la partita IVA, mo non ci allarghiamo. No, certo, magari ci saranno dei ladri con partita IVA, però pensavo fosse una metafora. Allora, famo così. I ladri senza partita IVA sono i ladruccoli, cioè sono quelli che ti rubano ancora lo stereo in macchina. Sai quando c'è un'amica tua con la panda che gli rubano lo stereo e dice ma chi so ruba lo stereo da 30 euro? Quelli sono quelli senza partita IVA. Quelli con la partita IVA, dalla ditta individuale fino ad arrivare all'SPA, siamo quelli che rubavo veramente. Siccome io so animo che faccio sto lavoro, e so anni che rubo, è chiaro che c'ho la partita IVA, ma mica una, ce n'ho tre, c'ho pure una sasso con mia moglie io. Quindi di quanto, diciamo, in questo trimestre si abbasserà il suo reddito? Calcola che io qui perdo dai 30 ai 60.000 euro solo di quelli fatturati, di quelli rubati non te lo dico perché non te lo posso dire. Beh, giusto, perché altrimenti il fisco. Perché quindi lei fa anche... Comincia a capire il meccanismo, brava. Scusi, quindi lei fa anche il nero? Il nero, quella è proprio la base del mestiere nostro, no? Cioè, se tu fai conto di rubi una bicicletta, ti faccio un esempio semplice, le biciclette le rubo dai 4.500 euro in su, e praticamente che faccio? Vado al negozio e mi faccio emettere una fattura per una bicicletta vera. Poi la metto su subito.it e emetto una fattura di 500 euro, che faccio? 3.000 me li metto in tasca, in nero, e gli altri 500 li ho fatturati, hai capito il meccanismo? Ho capito, è un po' complicato ma mi sembra chiaro. Allora, la situazione anche per lei è difficile. Ascoltiamo la canzone che ha scelto e poi torniamo e ci spiega quali sono le sue aspettative per il futuro.
Come tutti i nostri ospiti, anche Puccio Tenaglia ha scelto due canzoni. La prima l'abbiamo sentita, Testardo di Daniele Silvestri. La seconda è interessante scelta, i Meganoidi con Zeta Reticoli. Sette 9461 per i messaggi e tutte le altre informazioni. Ci trovate come Radio Genius su Spreaker e se vi piace il programma seguite la pagina, mettete un cuore. Siamo anche su YouTube come Scuola di Scrittura Genius e su internet storygenius.it. È arrivato un messaggio sul nostro telefono di Alfredo che chiede a Puccio: ma considerando la situazione, consiglierebbe a suo figlio di fare il ladro? Beh, guardi, signor Alfredo, noi siamo ladri da diverse generazioni. È chiaro che glielo consiglio, però non glielo posso imporre. Adesso il mio figlio ha intrapreso, tra l'altro, una nuova carriera nel mondo della finanza, e però sembra che lì poi quando ti beccano un po' ti bruci definitivamente. Quindi le strade si stanno dividendo anche per mixare un po' l'attività della famiglia, ecco. Quanti siete in casa, Puccio? E siamo un sacco di gente. Io mi sono fatto carico di mia suocera, di mio suocero, di mia moglie, della sorella, e quindi abbiamo preso questo villino, non vi posso dire dove, e viviamo più o meno tutti quanti insieme. Metri quadrati? Beh, 1600. insomma, non è proprio una situazione disperata la sua, Puccio. Ho capito, ma io vado a rubare, eh? Tu vai a rubare la notte? No, voglio dire, ogni lavoro ha il suo rischio e c'ha il Allora, suo lei rendiconto. va bene, però a proposito di questo, di rischio, di come si svolge il suo lavoro, visto che lei si lamenta di questo calo del fatturato, perché non fa come i suoi colleghi più spregevoli che entrano in casa, imbavagliano le vittime e poi svaligiano tutto? No, ecco, guardi, io ho un'etica, ce l'ho sempre avuta. Io se entro in casa e trovo la persona, chiedo scusa e me ne vado. E chiedo anche di non essere sparato, per cortesia. Beh, questo è lecito. Quindi lei non è di quelli che imbavagliano, picchiano, tagliano le orecchie, insomma, di quelli cattivi proprio. No, no, a me la violenza fisica mi ha sempre fatto impressione. Io anche quando entro in galera, quelle poche volte che ci sono stato, ho sempre chiesto a me: non mi menate, mettetemi lì da solo, io dico di sì a tutto e vivo tranquillo. Io non voglio avere problemi nella mia vita. Ma quindi lei come fa di solito il colpo? Cioè, studia gli orari delle sue vittime e poi si introduce in casa quando non ci sono? È chiaro, controllo se escono, appena escono vado. E adesso non potrebbe, per esempio, fare i colpi quando le persone sono in fila a fare la spesa? Beh, ma io non sono un infame, però, nel senso che avendo un'etica, io non è che mi metto a rubare alla gente in fila alla spesa, al supermercato. Io vado a rubare a chi posso rubare. Per esempio, adesso un grande posto per rubare sono le seconde case, dove, se non so se sapete, ma la gente ci nasconde i contanti.
Quindi quello è ottimo, tu te ne vai in Liguria, te ne vai in Campania, nella zona di Sperlonga, lì si ruba benissimo. E il problema è che ci fermano in macchina. E io è questo che sto cercando di dire al ministro. Cioè che lei nell'autocertificazione non può dire sto andando a Pomezia a svaligiare le case di quelli dei Parioli, pure che se non so se a Parioli, chi a Parioli ha poi la seconda casa a Pomezia, non so, forse a Cavalvi. Bravissima, cioè io nel mio codice ad ego della partita IVA, e questo è un altro dei motivi per cui uno c'ha la partita IVA, ce l'ho che vado a rubare. Ah Io sì? sono un ladro che può rubare in tutte le situazioni, ma Scusi, che questo codice codice ad ego ateco lo è? tiene aperto. È il codice ad ego manda a rubare 6721. Ah, beh, bene, devo controllare il mio. Luigi, il tuo qual è? Non lo so. Non lo sai, Non lo vabbè, so, controlla. devo chiamare il commercialista. Allora, va bene, quindi lei ha sul codice ateco scritto che può andare a rubare e quindi quando la fermano che succede? Quando mi fermano, che succede? Che invece gli devo dire che vado a fare altro lavoro, che ne so, per esempio l'idraulico, che è un altro codice ateco, che c'ho su un'altra partita IVA, che questa c'è il conto a Bruxelles, e quindi gli devo dire vada a riparare la condotta dell'acqua. Però quelli poi mi dicono, va bene, facci parlare col proprietario di casa, e lì c'è un momento di imbarazzo, hai capito? Quindi certe volte si risolve con 50 euro una mascherina, che chiaramente io ce l'ho dietro e il poliziotto se ne sta buono. Altre volte la situazione è più complicata se trovi quello negozio che non ti conosce, come fai? Capisco, ma quando tutto questo finirà, quando le persone ricominceranno a uscire di casa, che precauzione adotterà? Utilizzerà delle mascherine per introdursi a casa delle persone, delle mascherine chirurgiche in aggiunta, che so, al suo passamontagna d'ordinanza? No, noi avevamo uno spray cinese che in Italia ancora non si trova, che tu entri dentro casa, lo spruzzi per 1 metro quadrato e quella pulisce tutta casa. Quindi andremo a fare anche un servizio al derubato. Infatti stiamo preparando dei volantini da mettere nelle case per spiegare la situazione. Di sanificazione, diciamo. Servizio di sanificazione totale. Altro codice ateco che sto facendo mettere nella mia partita IVA, tra l'altro. Ma lei è una multinazionale, Puccio. La multinazionale no, adesso non esageriamo, però diciamo che ho la mia attività. A proposito, quali sono le sue dotazioni classiche? Mi tolga questa curiosità. E Arenaia. basta? Io con Arenaia ci faccio tutto. C'ho Arenaia in ferro e Arenaia laser. Con Arenaia laser ci faccio delle cose indicibili, ma pure quello non si trova, sta soltanto a Hong Kong. Puccio, ma lei per chi vota? E io per chi voto? Mi pare chiaro per chi voto, scusa. No, no, non è chiaro. E beh, ma scusa che te lo devo veramente dire. Ah, facciamo una cosa. Diciamo che il capo del mio partito politico sta spesso in televisione. Beh, questo non è che ci aiuta, perché ormai stanno tutti in televisione. Ah, diciamo che il mio partito politico, il capo del mio partito politico dice un sacco di fregnacce. Ma neanche questo ci aiuta tantissimo. Ho capito, Puccio, lei non si vuole sbilanciare. Prima di lasciarci, ci dica una cosa. Crede che il nostro paese si riprenderà? Certo che si riprenderà. L'Italia, se c'è una cosa che sa fa, è che se sa riprende. A noi, come ci piace l'emergenza, la ripresa, non ci piace nient'altro. Ma lei ha capito che la nostra situazione, diciamo, è talmente grave che ci sta sotto solo la Grecia adesso? Guarda, adesso ti dico una cosa, ti faccio una metafora. Quando io andavo alle elementari, in seconda e terza elementare ho cominciato ad avere dei problemi perché non mi andava a ristudiare e pareva che mi dovessero bocciare. Però siccome gli altri stavano peggio di me, che nella mia zona eravamo tutti così, io dicevo, se mi bocciano a me che vado male a 4 materie, ne devono bocciare altri 17. E l'Italia sta così. L'Italia sta che se l'Italia va per stracci, vanno per stracci tutti gli altri. Quindi è chiaro che a noi ce ne devono salvare sempre, perché noi siamo sempre in mezzo, hai capito? Interessante teoria. Puccio Tenaglia dà questo messaggio al nostro paese di speranza e con queste parole, che ci stanno quelli che sono messi peggio di noi, vi auguriamo una buona serata. Ci sentiamo domani e Lucia per voi e forse anche per Puccio Tenaglia, ha scelto una canzone interessante, Sotto questo sole. Sono depresso, dai che andiamo! No, sono depresso, sto giù sui BG, sono un altro.
la faccio finita. È meglio sparire, zop, vi lascio la fotografia, baciavo la carra. La faccio finita e fammi il piacere. Cosa dovrei dire io, mal sorpreso con Mina? Ruba una bici e andiamo, che lo sa. La prendo sul serio, sai. Fuggiamo alla grande, fuggiamo da sta. Si parte stasera. Guardiamo la partita, so già com'è finita. E allora? E con la bici fuggiamo e chi lo sa. Si parte sul serio, dai, partiamo alla grande, partiamo da sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone. Questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatone. Neanche da bere. Allora so io cosa facciamo. Facciamo che andiamo, c'è gente che ha pagato, non può finire qui. Ci stanno chiamando bacini, dai si va. Aspetta un momento, quella in prima fila mi ha guardato, ci sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi con...